Sviluppata dalla prima concept con lo stesso nome, proposta al Salone di Francoforte nel 2007, la Cactus è oggi un'indicazione di rotta dei futuri modelli della linea C di Citroën. Berlina dalle linee piuttosto essenziali, Cactus vuole essere il nuovo oggetto del desiderio, tutto da vivere, caratterizzato da scelte decise per migliorare l'efficienza dinamica grazie al contenimento dei pesi e all'ottimizzazione dell'aerodinamica, fino al nuovo sistema di air pump, inserti personalizzabili con capsule d'aria sotto la superficie per proteggere la carrozzeria in luogo dei convenzionali paraurti. Le funzioni dinamiche sono adattate al nuovo modo di pensare un'auto, inoltre, con l'eliminazione della leva del cambio tradizionale, sostituita da un push di selezione nella parte inferiore della plancia e da palette al volante. Cactus inaugura infine il nuovo sistema ibrido ad aria studiato dal gruppo PSA. La nuova catena di trazione Hybrid Air, una soluzione full hybrid, combina infatti un sistema oleo pneumatico con un motore benzina a tre cilindri, una tecnologia che permette di raggiungere consumi inferiori ai 3 litri per 100 km. Bentley, un nome che non ha certo bisogno di presentazioni, da sempre è un simbolo nel mondo intero. E aggiunge oggi un nuovo membro della famiglia Continental, la GT8 VS. Più che di un modello, però, sarebbe esatto parlare di una doppia possibilità, perché la nuova Bentley è disponibile nelle versioni coupé e cabriolet. Il nuovo bolide, tra l'altro, ma non chiamiamolo così, è lontano dallo stile del marchio inglese, monta una versione maggiorata del nuovo motore twin turbo, quel 4 litri che ora sviluppa 528 cavalli. Un aumento di potenza che ha comportato vistose modifiche all'assetto per migliorare la tenuta di strada in vista delle prestazioni aumentate. Quanto alla carrozzeria, dicevamo, non c'è che l'imbarazzo della scelta tra la versione chiusa e quella con tetto apribile, elettrico più che ovvio, due soluzioni per un unico punto fermo, il lusso sfrenato che da sempre accompagna le vetture con la B sul cofano.